cos'è? Un corno. Si soffia qui. Lo suoniamo. E le conseguenze? Ma se appena vediamo leve pulsanti, li premiamo o tiriamo? Conseguenze che possiamo prevedere. Qui è diverso. Dobbiamo sviluppare il tuo istinto. Lo sapevo. Suoniamo il corno. No, saggiamo la tua risolutezza. Io sono risoluto, un sacco. Non lo suono se non lo fai tu. Non lo suono se non lo fai tu. Non lo suono se non lo fai tu. Quella torre dovrebbe portarci alla montagna. Pronti? Beh, ci ho provato. Fuoco da sopra! Un'altra mappa, sì! Bella scoperta!
Padre, guarda lassù. Un'altra storia? Molto bene. C'era una volta mamma Granchio che rimproverò suo figlio. Gli disse che doveva camminare in avanti con fierezza, non di lato come di solito. Anche lei è un granchio. Poteva dire, camminerò in avanti quando mi farei vedere come fare. Sì, disse proprio così. Questa era la storia. Capito. Un altro. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. Oh, lo morderà, almeno sembra. Non riesco a leggerli. Te l'ho detto, dovremmo tornare con un copo. Cos'è? Che puzza! Veleno.
No. Nista! Tradurremo le rune di Nispelheim. Ma cos'erano? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Quanta nebbia c'è qui? Un altro nano. Dovremmo... No. La sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Dove hai trovato quell'ascia? Questo riguarda solo me. Non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Fay è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma conoscendo tua madre... mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio... fratello. Lo sapevo. Tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello? Sì. Ma il mio talento è superiore. Non esagero. Lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliora e basta.
Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è lurido. D'accordo, allora devo prenderlo. Oh. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quella? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Cosa vi interessa? Sì, ragazzo. Cos'altro ti serve? C'era altro che dovevo dirvi. Davvero creato l'ascia per mia madre? Oh, la riconoscerei ovunque. È una delle migliori. È stata forgiata con le grida dei troll dei ghiacci. Una ventina, più o meno. Perché lei? Come l'avete conosciuta? Ci aveva cercato lei. Era una persona speciale, che voleva proteggere la gente. Creare l'ascia era per noi l'occasione di dare potere a chi l'avrebbe usato per fare del bene. Parlava persino la nostra lingua. Diceva: Mathorin sem Gengur Eigin vengum ans. Gengurain. Bravo! Impressionante! C'è molto di lei nei tuoi occhi. Sai? Grazie, Sindel. Non mi toccare! Cosa? Non ti ho toccato. Tornerò più tardi. Fate attenzione a dove andate. Non è rimasto più nessuno di gentile. Sono andati via tutti. Quelli che entrerete probabilmente. Su, vieni. Ci sono. Lo so che non sono affari miei, ma se fossi in te mi cancellerei quel simbolo dal collo. Ci è stato detto che ci avrebbe protetto. Era una bugia. Oh, lo so che è un simbolo di protezione, ma non puoi dipingere con quel pigmento senza prima mischiarlo con urina di cinghiale. E davvero questo è meglio della morte? Solo un po'. Beh, il collo è tuo. Qualunque cosa vogliate. Sì, giovane? Rimedia qualcos'altro e potremo concludere degli affari.
Fate attenzione! La sto ancora sistemando! Stupida carrucola! Dimmi cosa c'è che non va! Nani sono strani come Brock e Sin. No. Chissà perché non vanno più d'accordo. In fondo sono parenti. Sono affari loro, ragazzo. Ok.
anche qualcosa per occuparci. Forse troveremo qualcosa che si rivelerà utile. Torniamo dopo.